tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Schober, che è un metodo di rilevazione della foria molto ambientale se paragonato ad altri test come il Von Graeff oppure la croce di Maddox. Questo test di Schober, si basa su dei filtri anagliphici rosso-verdi per andare ad interrompere la visione binocolare e quindi rilevare la foria. Fondamentalmente come funziona? L'esaminato indossa il filtro anagliphico e quindi l'occhialino rosso-verde e poi è invitato a osservare un target particolare che è composto da una croce solitamente rossa e poi diciamo essa è posta al centro di due cerchi concentrici di due dimensioni differenti che sono solitamente verdi. Praticamente cosa succede? Una volta che l'occhialino anagliphico ha interrotto la visione binoculare, la percezione del target da parte dell'esaminato, rilevata soggettivamente ovviamente, andrà a palesare il suo stato forico. Quindi se la croce va a muoversi verso sinistra abbiamo una exoforia, se si muove verso destra una eso, se si muove verso l'alto una ipo, verso il basso una iper. Fondamentalmente questo test è ottimo per valutare la foria qualitativamente, infatti possiamo chiedere all'esaminato se diciamo, il movimento è lento oppure molto veloce, oppure si sposta la croce continuamente diciamo in maniera progressiva verso un solo lato, verso un solo verso insomma, in un'unica direzione, oppure se si muove in un intervallo, quindi potremo andare a valutare quantitativamente, o meglio qualitativamente, la presenza di forie sia verticali che orizzontali in pochissimo tempo. Sostanzialmente non è possibile con questo test andare ad effettuare una valutazione quantitativa della foria perché non è presente una scala graduata nel target e quindi diciamo, è espressamente qualitativo questo test, ma diciamo, dipende quello che dobbiamo farne del valore ottenuto attraverso questo test. Se vogliamo considerare la foria o meglio il dato di foria da un punto di vista diagnostico, allora è chiaro che è importantissimo il dato quantitativo, quindi quello numerico, ma se invece vogliamo solo avere un dato prognostico, allora diciamo che la valutazione qualitativa va più che bene e quindi non ci serve espressamente il dato numerico. Dunque, per il test di Schober è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi a questo canale, io vi aspetto con altri 8 video, bella OPTO-STYLE!